Ha chiesto di parlare il senatore Salvini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Dedicherò solo due brevi passaggi a due motivi di critica su quello che abbiamo ascoltato. Il resto lo dedicherò all'idea di Italia che secondo me tutti dobbiamo avere in testa, lasciando proposte su cui avremmo voglia di confrontarci e poi a voi scegliere se è il momento del litigio, del rimpasto, della divisione, della confusione, dei documenti di 17 pagine o se pure è venuto il momento di guardarsi negli occhi, rendersi conto del fatto che abbiamo 60 milioni di persone dietro di noi ed essere responsabilmente conseguenti. Noi potremmo percorrere una via più semplice. Rappresento un movimento che da 2 anni e mezzo è il primo partito di questo Paese, col 25%. Facciamo parte di una coalizione, non dico rappresento perché non voglio urtare la suscettibilità di nessuno, però il centrodestra era, è e rimarrà maggioranza politica, economica e sociale di questo Paese, quindi con una scelta egoistica potrei dire noi assistiamo al fatto che voi continuiate a commettere degli errori, ci limitiamo a denunciare gli errori che state commettendo e aspettiamo prima o poi di arrivare al voto, perché prima o poi al voto si arriverà, dicendo quelli hanno fatto il male del nostro Paese, adesso tocca a noi. Non vorrei che fossero tutti gli italiani a pagare gli errori che qualcuno sta commettendo. Quindi con tutti i nostri limiti vorremmo segnalare quello che a nostro modesto avviso non va per provare a porvi rimedio insieme. Sui temi europei, due spunti al volo, non ripeto quello che già in tanti hanno detto. Si parla giustamente anche in quest'Aula di diritti umani, sacrosanto, però non ci sono diritti umani di serie A e diritti umani di serie B. Lei durante il suo intervento ha parlato anche brevemente di Turchia. Ora io ricordo a quest'Aula, chi ci segue da fuori quest'Aula, che dal 2000 ad oggi alla Turchia i contribuenti italiani ed europei hanno dato 50 miliardi di euro, che l'anno prossimo è previsto un altro miliardo di euro a quello che è un regime islamico che incarcera avvocati, giornalisti e oppositori. Io sono stufo di finanziare un regime islamico che non conosce il significato della parola democrazia. E quindi la invito a portare a Bruxelles questa voce forte. Mi dicono però Conte non può alzare troppo la voce nei confronti della Turchia perché ci ricatta sul tema immigrazione ai confini est e ai confini sud. Basta col ricatto nel nome dell'immigrazione clandestina, difendiamo i confini di questo amato continente, difendiamo i confini italiani ed europei invece di pagare chi fa il lavoro sporco. Mi auguro che abbia il coraggio di portare questa voce di libertà e di diritti umani. Sul MES, l'abbiamo già detto, dal nostro punto di vista è il Robin Hood al contrario, che porta via soldi a chi ha bisogno per salvare le banche dei tedeschi che non ne hanno bisogno. Se io dovessi riassumere l'idea è questo, con l'obiettivo finale di dire che l'Italia ha bisogno di quei soldi, ma prima di accedere a quei soldi deve fare altri tagli, come abbiamo già fatto in passato, chiudendo altri ospedali e altre caserme dei vigili del fuoco. No, errare umano, perseverare sarebbe diabolico. Stiamo morendo di austerità, basta con i tagli e le chiusure. Proposte. Io penso che l'intero centrodestra sia disponibile non da dopodomani, da domani, a confrontarsi con lei e con i suoi ministri su alcuni temi molto concreti. Poche ore fa la conferenza delle regioni unificate, senza distinzioni di colore politico, quindi anche le regioni governate dal centro-sinistra, hanno approvato un documento piccolo, ma importante dal mio punto di vista, che io invito il governo a tenere in debita considerazione, perché se tutte le regioni dicono la stessa cosa, non è una guerra dei sovranisti contro questo governo, è una proposta che probabilmente ha senso. L'Italia è la capitale mondiale del volontariato. Ora qualche burocrate, sicuramente lei non ne ha conoscenza, ha inserito negli ultimi decreti un provvedimento che obbliga tutte le associazioni di volontariato italiano, anche quelle più piccole, ad aprire una partita IVA e a emettere fattura. È una follia che non sta né in cielo né in terra. Lasciamo che il mondo del volontariato occupi il suo tempo facendo volontariato, non compilando moduli
per poi chiedere l'esenzione IVA. Disabilità. Ci sono 6 milioni di italiani dimenticati, che sono rappresentati anche dagli amici del PD che si occupano di altro. 6 milioni di italiani dimenticati che hanno chiesto, a proposito dei fondi europei, che lo 0,1% venga destinato a progetti di abbattimento delle barriere architettoniche. Lo 0,1%. Penso che sia cosa giusta che questo Parlamento all'unanimità dia una risposta immediata a questi 6 milioni di cittadini italiani che non sono cittadini di serie B. Salute. Vi invito ad ascoltare con più attenzione le richieste dei sindacati e anche da parte mia è una richiesta che può sembrare abbastanza strana, ma è un momento in cui non bisogna chiudersi in recinti ideologici, parlare di infermieri eroi e poi non concedere neanche un euro di aumento agli infermieri e al personale sanitario è una presa in giro che queste lavoratrici e che questi lavoratori non si meritano. Salute, capitolo lavoro. Gli italiani in questo momento non sono preoccupati per il rimpasto evocato da Renzi, temuto da Zingaretti, deprecato da Mattarella, che vedo molto attivo con dei retroscena sui giornali. Mi auguro che sia altrettanto operativo e attento nel difendere le prerogative del Parlamento, che rappresenta la democrazia di questo Paese, che rappresenta l'unità di questo Paese. Lavoratori autonomi, ci sono a fine anno milioni di lavoratori autonomi non tutelati che hanno fatturato zero e dovranno versare i loro minimi alle casse di previdenza. Il problema non è il contributo alla cassa forense dell'avvocato Conte che non ha problemi, il problema riguarda quegli agenti di commercio, quegli architetti, quei geometri, quegli avvocati, quelle partite IVA che non hanno incassato una lira e non possono pagare migliaia di euro alle loro casse previdenziali. E spero che questo sia argomento di dibattito unitario. Ci sono alcune aziende strategiche per il Paese, penso a due in particolare che meriterebbero più attenzione. L'Ilva. È folle che in un momento in cui mezzo mondo avrà bisogno di acciaio per essere ricostruito, noi rischiamo di svendere al primo miglior offerente un patrimonio che non è solo tarantino, ma è un patrimonio italiano, che è quello delle acciaierie di Taranto. Difendiamo l'Ilva e la produzione di acciaio italiana, altrimenti non potremo più essere un paese manifatturiero. E sicuramente non lo può fare il commissario Arcuri. Leonardo, altra struttura strategica per questo paese, è difficile portare a casa delle commesse dall'altra parte del mondo con un amministratore delegato, e lo dico da garantista, condannato a 6 anni. Quindi chiedo agli amici che gridano giustamente onestà, onestà, di non mettere a rischio un'azienda strategica per il patrimonio italiano e di mettere in sicurezza un'azienda che rischia di essere scalata e acquistata sotto costo dal primo investitore che arriva dall'altra parte del mondo. Non regaliamo l'acciaio e la difesa magari a un investitore cinese che è pronto ad arrivare domani mattina coi contanti nella borsa. Due riflessioni. E noi siamo disponibili a lavorare sul tavolo di rilancio dell'Ilva se nei fondi del recovery ci fosse anche il ponte sullo stretto di Messina. Uniamo due necessità in una sola. Diamo un'infrastruttura attesa da decenni a una parte d'Italia che è isolata e diamo commesse per decenni a un'azienda che altrimenti rischia di essere svenduta. Quindi inseriamolo sto benedetto ponte sullo stretto di Messina nel futuro che unisce il paese da nord a sud. Due temi finali che mi stanno particolarmente a cuore. Il primo è la scuola. Non si è parlato di scuola. La scuola sono 8 milioni di studenti e 1 milione di insegnanti. La scuola è la spina dorsale di questo Paese, signor Presidente del Consiglio. L'avrò detto 5 volte in quest'Aula. Se lei e il Ministro Azzolina riteneste, noi domani come centrodestra saremmo al tavolo di confronto. Perché dire il 7 gennaio riaprono indistintamente le scuole
significa mettere a rischio la salute di milioni di studenti, di milioni di familiari degli studenti e di un milione di insegnanti. Se nel frattempo non si è fatto nulla sul trasporto pubblico locale, sull'aerazione delle classi, sulla stabilizzazione degli insegnanti precari, dire oggi rimandiamo a scuola tutti i nostri figli il 7 gennaio rischia di essere una catastrofe. Parliamone prima per evitare di accorgerci dopo del danno fatto. Ultima riflessione, il Natale. Abbiamo parlato di Europa. Cosa fanno in tutti gli altri paesi europei per limitare i contagi il giorno di Natale senza dividere le famiglie e i cittadini? In Portogallo non c'è nessuna limitazione, in Francia non c'è nessuna limitazione. I paesi più attenti, a cui in quest'aula tanti si rifanno, Germania, Francia, Spagna, dicono giustamente non più di 10 in casa, di non più di 3 famiglie diverse. Giusto, non c'è nessun senso, non c'è nessuna giustificazione scientifica al fatto che solo in Italia si dica alla gente il giorno di Natale non puoi uscire dal recinto e dalla gabbia del tuo comune. Signor Presidente del Consiglio, si metta la mano sul cuore e pensi a quei milioni di italiani soli, di donne e uomini che almeno il giorno di Natale hanno diritto a un po' di affetto, a un sorriso. Penso ai genitori separati, penso al volontariato, penso all'Italia dei piccoli comuni. Un conto è dire stai a casa tua a Roma o a Milano. Un conto è dire non uscire dai confini di Roma e posso girarmela bella in lungo. Un conto è dire non puoi uscire dai confini di Milano e posso girarmela bella in lungo. Signor Presidente del Consiglio, confrontiamoci da domani su questo, perché una soluzione di buonsenso si può trovare, che metta insieme la tutela della salute con il diritto all'affetto. 6.000 comuni italiani su 8.000 hanno meno di 5.000 abitanti. 1.500 comuni italiani su 8.000 hanno meno di 1.000 abitanti. Diritto alla salute sì, perché la vita viene prima di tutto, però senza dividere famiglie da famiglie e italiani da italiani. Si ha voglia di parlare di questo, non di rimpasti o di poltrone, ma di questo la Lega e l'intero centrodestra sono a disposizione. Viva l'Italia delle libertà e dei piccoli comuni.